La prima di Roberto Muzzi, anche se il tecnico per squalifica quest'oggi non era in panchina, termina 1-1 contro il Venezia. Curiosità è lo stesso risultato con cui esordì Andreazzoli alla sua prima, lo ricorderete, contro il Brescia, finì appunto 1-1-1. Un Empoli che a tratti ha fatto vedere qualcosa di interessante, un Empoli che invece per lunghi tratti della gara è rincappato in quelle cose che ormai da inizio stagione si trascina. Però un punto dopo due sconfitte consecutive, e speriamo che questo possa essere il punto della ripartenza per ricominciare, insomma, a vedere qualcosa di importante da parte di questo gruppo, la cattiveria agonistica che fin qua onestamente è sempre mancata, e poi magari anche quella vittoria che manca, pensate, dal 28 di settembre. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, la prima vostra come staff, io c'eri tu in sostituzione di Roberto Muzzi squalificato. Andando al di là del risultato, che onestamente a mio avviso è giusto, ti chiedo le impressioni, che cosa vi è arrivato da questa gara? Stiamo appunto valutando, perché questa è una situazione complicata e quindi solo le gare ci dicono dove dobbiamo agire, e quindi l'allenamento poi permette di migliorare quelle cose che noi vediamo in domenica. E rispetto alla settimana anche di lavoro, insomma? La settimana di lavoro è stata una settimana più complicata del complicato, perché non ci siamo mai allenati con tutti quanti, alcuni sono rientrati al giovedì, alcuni altri il venerdì, ci sono state situazioni precarie e quindi i dubbi sono stati massimali, e quindi abbiamo cambiato anche ieri perché Romagnoli non c'è stato, e quindi nell'allenamento di rifinitura, certamente contro una squadra collaudata, le diversità sono anche queste, no? Penso che non ci sarebbe stato cambio d'allenatore se le cose fossero andate bene, quindi qualcosa abbiamo visto, qualcosa si deve certamente agire e andare a ritrovare. Poi però la nota molto positiva è, ho visto un gruppo molto stimolato, molto determinato per portare a casa questi punti, e dall'altro lato trovavamo una squadra che ha perso solo una partita fuori casa, quindi la peggiore squadra che potevamo incontrare, con grandi qualità tecniche, con una circolazione di palla ben determinata, ben fluida, e noi però siamo stati bravi ad agire e a bloccare le loro qualità, quindi penso che queste siano le note positive. Poi possiamo parlare mezz'ora, trovare tutti i commenti, ma dobbiamo essere bravi a essere lucidi e non trovare. Io penso che quando una persona è malata dobbiamo capire prima, fare prima la diagnosi. Facendo la diagnosi diamo la medicina giusta. Se noi non sappiamo che malattia abbiamo e andiamo a dare l'antibiotico, non succede niente, e quindi è giusto sapere per poi agire. Ovviamente avrete tempo per lavorare, l'avete avuto poco, lo ha sottolineato lei adesso, però a proposito di malattia, una malattia che all'Empoli è quella, appena segna, di adattarsi alla partita, di arretrare, di andare indietro. Questa è una cosa che è successa quasi in tutte le gare del campionato, dovrete lavorarci, ci lavorerete su questo, e ti chiedo se è una cosa di testa. Ma certamente quando ci sono delle difficoltà, certamente dall'altro lato c'è uno stimolo a reagire, dall'altro lato c'è uno stimolo ad amministrare, e quindi dobbiamo far capire che amministrare si può anche fare andando in avanti e non solo indietro. Bisogna far capire queste cose, ma penso che è un atteggiamento, con questo non voglio assolutamente dimenarmi in critiche preceduti, assolutamente, dico è un atteggiamento della squadra che dobbiamo essere bravi a cambiare pian piano, e pian piano, giocando, e quindi velocemente, ma insomma in modo costante, quindi i lavori sono tanti. Io penso che Roberto Muzzi in questo momento qui, era difficile anche entrare, perché due sconfitte, un ambiente sano ma nello stesso tempo esigente, e quindi tutte le difficoltà del caso. Però Roberto penso che abbia le qualità e il carattere soprattutto per venir meno a queste situazioni che si sono create e dare una forza maggiore a questa squadra che è andata un po' in difficoltà. Ecco, anche perché credo che uno dei lavori da fare sia proprio questo qua, cioè cercare di evitare quel loop psicologico, no? Si dice vincere aiuta a vincere.
qui non arrivano le vittorie, che non si crea un qualcosa di mentale che poi porti a una sorta, passami il termine, di depressione. Sì, ma è vero anche questo. Penso che anche dobbiamo vedere il buono della cosa, sì. Non è che ci accontentiamo del risultato, assolutamente. I ragazzi volevano vincere, c'era, però bisogna vedere anche che tu hai pareggiato con una squadra con un rigore, anche se nel primo tempo avevano avuto alcune occasioni dove potevano far male, ma le abbiamo avute anche noi. La nota positiva è il ritorno al gol degli attaccanti di Mancuso, questo dà fiducia, insomma, permette ai ragazzi insomma, lì davanti di crescere ancora. Ma la nota positiva è il lavoro che hanno fatto i due davanti hanno lavorato molto assieme a Desi. Penso che la nota positiva sia questo: il gol arriva nel momento in cui non te l'aspetti e arriva perché hai lavorato per la squadra. Noi giochiamo in 11 e può segnare anche Brignoli, penso che abbia anche il tiro da far gol da lontano. C'è stato un po' di polemica nel finale per quel presunto fallo di mano in area del Venezia, non so se avete rivisto le immagini. No, io non l'ho rivista, insomma, stiamo lì, è ovvio, noi vogliamo il rigore, l'arbitro non lo dà, andiamo in contestazione per questo, ma questa è la normalità delle cose, non l'ho rivisto e l'arbitro ha visto così, anche se diciamo il contrario non cambia assolutamente niente, però io l'avrei voluto in quel momento lì, però insomma l'arbitro ha deciso diversamente e cioè, dobbiamo accettare quello che è poi il campo. Dove si riparte lunedì o martedì? Si riparte dal buono, perché quando trovi una squadra che qualcosa di buono ha fatto e soprattutto la disponibilità che ci ha messo da parte di tutti, devo dire, dobbiamo agire e interagire su queste cose. Perché se avessimo oggi trovato una squadra deficitaria, ma soprattutto sotto il profilo caratteriale, non avremmo neanche i mezzi per andare a lavorare poi in campo. Hai avuto modo di scambiare due battute con Roberto? Sì. C'è sempre. Come l'hai visto a fine gara? Ma è dispiaciuto. Un po' dispiaciuto. È dispiaciuto, ma ci mancherebbe, come tutti i ragazzi, però comunque ha dato stimolo positivo alla squadra e mi è piaciuto anche per quello, perché è un ragazzo intelligente. Le ha vissute i pareggi, le sconfitte, gli esoneri degli altri da giocatore, da allenatore, quindi penso che poi pian piano noi le esperienze le facciamo anche sulla nostra pelle. E anche questa è una brutta esperienza per lui e spero che rientri presto, perché lui ha la carica giusta per dare più motivazioni di me.